Ciao a tutti, chi ti ama davvero fa queste tre cose. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti voglio ricordare delle cose importantissime. Quali sono queste cose importantissime? Sono la prima, Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ore 20:45, il mio seminario dal tema Fai volare la tua autostima e conquista chi desideri. Riferimento 333 15 11 703 e poi Milano domenica 1 marzo full immersion 9:30 19 autostima e seduzione in amore nel lavoro. Riferimento 333 15 11 703. E veniamo al tema. Anzi no, prima devo ricordarti altre due cose devo ricordarti ancora. La prima è di queste altre due cose che sul canale Massimo Taramasco puoi abbonarti per iniziare un percorso di crescita personale con me. A livello basic avrai delle lezioni mirate, a livello top avrai anche, oltre alle lezioni mirate, le registrazioni dei video che faccio dal vivo. E su questo canale, Felicità Benessere, puoi abbonarti per sostenere il canale con abbonamenti anche veramente popolare da 0,99 centesimi al mese per sostenere il canale e comunque avere il badge per poter partecipare alle live, insomma, la chiave nelle live, un sacco di vantaggini, insomma. Allora, veniamo al tema. Chi ti ama davvero fa queste tre cose. Allora, la prima cosa che fa, devi tenere presente, è non è geloso e quindi non ti tradisce. Ora uno dice, ma perché? Sei geloso, mi tradisce? Sì! Le persone gelose tradiscono. Tradiscono. Lo fanno per meccanismo di difesa. Se tu hai a che fare con una persona gelosa, farai le corna di sicuro, ti farà le corna di sicuro. E potrai capirlo in modo anche abbastanza semplice utilizzando la comunicazione non verbale. Ad esempio, parlando così. Perché poi anche la tua comunicazione non verbale ti dà questi segnali, ti permette di capire se ti tradisce o meno. Ma tieni presente che una persona gelosa al 99% tradisce come meccanismo difensivo. Oppure viene tradita perché spinge l'altro, insomma, in modo cerca di coercizzare l'altro a fare quello che vorrebbe, non fare questo e non fare quell'altro, e devi fare questo e devi fare quell'altro, e l'altra persona sente la spinta compulsiva al tradimento. Comunque, la gelosia è sinonimo di tradimento, quindi una persona che ti ama non è gelosa. E se tu un giorno, tornando dall'ufficio in macchina, hai tua moglie gelosa e pensi, oh che bello tornarsene a casa da questa mogliettina fedele fedele, e ti viene da raschiare su fedele fedele, è che la tua parte emotiva sa già che tua moglie ti ha fatto le corna o ti farà le corna. Perché la parte emotiva percepisce delle cose che tu non percepisci. E allora tu vuoi fare la prova del 9, torna a casa e digli: oh, che bello tornare a casa e trovare la propria moglie fedele, fedele e sempre disponibile. E dall'altra parte, ciao amore, pure un raschiamento, oppure è vero amore, e si tocca il naso, è vero amore, o si gratta, è vero amore, gratta dietro, frustrazione. Significa che le corna ce le hai già quasi. E allora puoi ulteriormente dare dei segnali per capire se veramente tua moglie ti fa le corna o no. E inizia a parlare di tradimento. Ah, mi ha raccontato oggi un mio collega della moglie che lo tradiva con il suo migliore amico e lei, con la voce di tradimento, si mordica il labbro inferiore. O il labbro superiore. Se si mordicchia il labbro superiore vuol dire che ti fa le corna per sesso. Se si mordicchia il labbro inferiore ti fa le corna per amore. Ma sempre corna ti fa. Ecco quindi che in questo modo puoi capire questo. Questa è la prima cosa che tu dovresti andare a verificare, perché se hai a che fare con una persona gelosa sappi che non ti ama. Non ti ama proprio. Quindi una persona che ti ama, la prima cosa che fa